Eccoci insieme. Se cortesemente la regia può rimettere in onda la slide relativa ai numeri telefonici, noi ci siamo, ovvero lo SPI-CGIL, ma non soltanto. Altri sindacati della CGIL, come per esempio abbiamo il SUNIA che è qui presente con noi, poi abbiamo Federconsumatori, Auser, eccetera, sono sempre attivi, sempre disponibili con i numeri telefonici. Auser 041 900 249, SPI 340 83 23 190, Sunia 328 86 43 063, Federconsumatori 041 97 15 08, li trovate scritti e sono da consultare a seconda delle problematiche o di consigli di cui avete bisogno. Rosanna Bettella, nella fattispecie, visto che se ne intende, l'Auser di che cosa si occupa? Perché molti se la confondono con l'attività dell'Auser e dello Allora, SPI. Hauser in situazioni normali, diciamo pre-Covid, è un'associazione di volontariato molto più importante anche a livello nazionale, che ha circoli, sezioni praticamente in maniera molto capillare, un po' come sindacato pensionati in quasi tutti i comuni, e si occupa del tempo libero, della ricreazione, dell'invecchiamento attivo e del volontariato, della solidarietà a favore degli anziani più fragili, per Bravissima, eccola qua. Questo esempio, è importante perché cosiddetto filo partenopeo. tempo libero, socialità, eccetera, che è un aspetto molto richiesto. In questo momento però non si può gestire e anche i centri estivi sono sospesi? No, allora, infatti, gli anziani, i cosiddetti centri, da non confondere con i centri diurni Sì, sociosanitari, che esatto. sono un'altra cosa, ma i centri sociali per anziani, quindi insomma proprio per la socializzazione, per stare insieme, no? Fare Sì. quattro chiacchiere, anche giocare a carte, a dove, Sì. oppure fare lezioni, fare incontri, tipo le università popolari e quant'altro, sono chiuse. E qua bisognerà vedere se ci sarà la possibilità di, attraverso sempre le misure di protezione, gli stanziamenti e quant'altro, si potranno riaprire. Ma quello che è importante, che è stato mantenuto, è tutto il tema del volontariato e della solidarietà, con gli anziani più fragili, quindi la telefonata amica, il filo d'argento, il volontariato. Molti anziani, molti volontari dell'Auser hanno fatto parte di quella rete che soprattutto nelle grandi città, ma nei piccoli centri invece proprio direttamente, hanno, non so, portato a casa la spesa alimentare alle persone costrette a casa e in situazioni di difficoltà, quindi a quelli più anziani, oppure altre cose. Adesso so che, per esempio, da quando sono stati aperti tutti gli ambulatori delle UPS, no? Anche alle visite non urgenti e quant'altro, un lavoro che faceva l'Auser era quello del trasporto delle persone a fare le visite. Questo tuttora In funziona? certe cose, forse anche qua si sta studiando il modo di come riattivare, perché abbiamo anziani che sono soli, che non hanno familiari, che non hanno persone e quindi hanno bisogno davvero di una mano della comunità, no? Di chi sta attorno, e l'Auser svolge una funzione davvero molto, molto importante. E l'ha fatto, per esempio, anche qua assieme ai giovani, soprattutto in alcuni comuni, i giovani della rete degli studenti medi e dell'UDU, che è l'associazione degli universitari, e l'Auser, hanno proprio aiutato nel portare la spesa nelle case o le cose di cui avevano bisogno le persone che non potevano muoversi. E per quanto riguarda invece la Federconsumatori, questa è un'associazione che si rivolge ai consumatori, lo dice la parola stessa, ed è molto attiva in termini di consulenza e di aiuto. Per esempio, noi abbiamo lanciato il numero unico a livello regionale all'inizio proprio del lockdown, perché c'era
erano cominciate le truffe agli anziani, no? Eh Per i sì, soli, assolutamente quindi sì. la possibilità di chi andava a suonare agli anziani che individuavano che erano da soli, dicendo che erano là per i tamponi, no? O Che non è per, vero, che non è e vero. quindi so che abbiamo fatto una fatica molto ampia, insomma, molto sui social, anche mandando mail ai nostri iscritti, insomma, per sventare queste. E sono sempre in agguato queste persone Quindi non è finita qui, non è che finita qui. giochiamo. No, no, non è finita, perché se ne inventano ogni giorno una Mamma di mia. nuova pur di truffare, no? Raggirare le persone più in difficoltà. E quindi bisogna stare veramente all'occhio, stare molto attenti, e la fede del consumatore in questo può aiutare, dare consigli, consigli utili, come dà consigli anche rispetto a contratti, rispetto a prestiti nelle banche, insomma, si occupa di tutti i vari settori in cui le persone magari si trovano in difficoltà e hanno bisogno di avere un aiuto. E poi appunto con Isumia e con Michele, insomma, tutto il tema degli affitti, no? Certo, Stiamo anche che Michele ragionando Brombin ci anche in sta spiegando, prospettiva, infatti. proprio per fare proposte serie, no? Nel campo dell'abitare, perché questa pandemia comunque ci costringerà a vedere le cose in un altro modo, no? E tutte queste povertà che sono emerse per effetto della cassa integrazione, della perdita di Sì. lavoro, dei tanti lavori precari, no? Ha fatto emergere veramente numeri incredibili, no? Di persone che, costrette a casa e perso il lavoro, si sono ritrovate davvero per terra, senza niente. Erano quelle persone che magari avevano un lavoro così precario che gli permetteva di arrivare a filo alla fine del mese, no? Oppure con piccolissimi prestiti con gli amici e i familiari e quant'altro, e senza più neanche quell'occupazione precaria, veramente non sanno, non hanno i soldi per mangiare. E quindi anche qua tutto il bonus alimentare è stato molto importante proprio per Assolutamente. aiutare queste persone, familiare. Adesso c'è il reddito previsto dal nuovo PCM, dal nuovo decreto, anche questo reddito di emergenza che si aggiunge, no, a quello del bonus alimentare, perché sono veramente emergono sempre nuove tipologie, no, di poveri a cui bisogna assolutamente far fronte. E come bisogna far fronte sul tema degli affitti, della casa, Esatto, io interrompo dell'abitare, un attimo e Rosanna bisogna perché dare abbiamo 2 minuti alla chiusura e volevo dare la parola proprio per chiudere su questa cosa degli affitti a Michele Brombin e Sunia, così completiamo. Brombin, segretario. Sì, quello che posso dire è che se il contributo economico è quello stanziato dal governo, i 140 milioni, lì dovremmo sicuramente fare in modo che ci mettano più risorse. Nel Veneto quei 12 milioni che abbiamo detto prima, se si fa un po' di conti, potrebbe essere, andando cauti, se sono circa, potrebbero essere circa 20.000 persone che fanno la domanda, si riuscirà ad erogare intorno alle 300 euro mediamente a chi fa domanda. Quindi veramente non si sta facendo nulla per quanto riguarda l'allocazione. E poi c'è tutto il comparto dell'edilizia pubblica, anche lì abbiamo circa 4.000 alloggi che sono da ristrutturare e lì bisogna prevedere che le ristrutturazioni di cui accennavo prima, dove ci sono le agevolazioni fiscali, non siano solo per le persone fisiche, ma anche eventualmente per queste aziende che gestiscono il patrimonio pubblico, c'è cioè la possibilità Certo. di portare in detrazione i costi che sostengono per fare in modo che il patrimonio venga sistemato. Ci sono prima delle domande che sono state fatte, siamo intorno ai 15.000 famiglie che hanno fatto domanda di una casa popolare, quindi bisogna
investire anche nella costruzione o acquisto di nuovi alloggi da dare in locazione, e quindi veramente siamo indietro ed è importante quindi che siano messe le risorse per far fronte a queste situazioni, no, veramente ci troviamo in serie difficoltà. Poi c'è tutta la questione che riguarda l'emergenza, eravamo prima con tantissimi sfratti per morosità e quindi a questi bisognava rispondere, non c'era risposta, siamo indietro nelle assegnazioni degli alloggi, le emergenze abitative non vengono attivate con la legge regionale e anche lì bisogna spingere, perché se ci sono famiglie in emergenza abitativa bisogna intervenire a fare le assegnazioni. Quindi veramente nella locazione sembra quasi che la locazione, il non riuscire a pagare l'affitto sia alla stessa stregua di non riuscire a pagare una bolletta della luce o del gas. Non è così, la casa è una cosa importante e non c'è, voglio dire, non ci può essere indifferenza, non posso parlare dalla mattina alla sera, come è stato fatto dalla stampa, dai giornali, dell'importanza della bici elettrica o del pattino, almeno io la vedo così. Certo. Sarà importante dire che non si mettono risorse per la casa, perché la casa è una cosa importantissima. Ecco, certo. Io su questo veramente sono molto amareggiato, perché non... anche sulle trasmissioni che ho visto, non se ne parla di questo, sembra una casa futile, non c'è il problema. E non è così. Assolutamente, non è così. Assolutamente. C'è tantissima gente in difficoltà. Chiaro. Una battuta di chiusura, sì. Rosanna. Sì, infatti parliamo di beni fondamentali, insomma, per la dignità delle persone, no? L'abitare, il mangiare, no? Sono cose veramente fondamentali. E siccome abbiamo anche ripreso, anche se con metodo della videoconferenza, le ULS, insomma, come riusciamo a fare. Certo. Sarà nostra veramente, no? La nostra prima cura è che nessuno resti indietro. Questa epidemia non può lasciare indietro nessuno, anzi dobbiamo trovare strade nuove per dare ristoro alle persone più in difficoltà. Ecco, strade questo nuove, è, quindi questo può essere... Imperativo. Assolutamente, può essere un messaggio importante. Noi siamo giunti al termine. Grazie Rosanna Bettella dello SPCGL, grazie anche al segretario Brombin de Sunia, sempre a disposizione per qualsiasi informazione o cosa, per cui avete visto ci sono i numeri telefonici, per appuntamenti anche presso lo SPCGL, mi raccomando, dovete sempre chiamare, come immagino anche per il Sunia, vero segretario, mi conferma? Telefonare? Prendere appuntamento e poi noi diamo tutte le informazioni che sono perfetto, necessarie. Benissimo, grazie a entrambi di essere stati qui con noi, grazie della voi. Collaborazione, a voi naturalmente appuntamento a prestissimo e buon proseguimento, buona serata.